Un saluto cari radioascoltatori e ben connessi da Federico. Spero tutto bene. E mi ritrovo a commentare un pareggio che, per il gioco che ha espresso la Roma, che vi dico assolutamente subito che non mi ha convinto per nulla, perché è un gioco troppo lento, prevedibile e fasi di costruzioni sbagliate. Vedevo i giocatori della Roma che arrivavano sempre lì davanti alla porta del Sassuolo, ma non sapevano in che modo concludere ed erano davvero troppo disorientati. Quindi un pareggio che per me alla fine è stato risultato anche fortunato per la prestazione negativa che ha fatto la Roma contro il Sassuolo, e squadra che si ritrova adesso con 40 punti, però secondo me sono troppi pochi questi punti. È vero che Mourinho non ha a disposizione dei giocatori forti, però inizio a pensare che anche lui degli errori li commette abbastanza spesso, e contro il Sassuolo si è visto, perché determinati giocatori per me li ha fatti giocare fuori ruolo, e soprattutto non mi è piaciuto proprio per nulla Karsdorp. Veramente mi auguro che per la prossima stagione la società prenda un terzino destro degno di ricoprire quel ruolo. E l'unica nota positiva per me è stato vedere il pubblico al Mapei Stadium, erano in 2000 per sostenere la Roma. Questo è un bellissimo messaggio da parte dei tifosi, perché nonostante la squadra non stia andando affatto bene, i tifosi le sono sempre vicino, ed è giusto che sia così, perché la squadra è facile sostenerla soltanto nel momento in cui vince, le cose vanno bene, ma la vera forza di direzione da parte dei tifosi si vede appunto quando la squadra va male e stanno vicino per darle conforto e sostegno. Detto questo, per quanto riguarda l'errore di Rui Patrizio, può capitare, purtroppo, può capitare a qualsiasi portiere, anche i più bravi sbagliano, ma non mi sento affatto di condannarlo, né tantomeno di giudicarlo, perché se la Roma adesso ha 40 punti in classifica, lo dobbiamo soprattutto a lui, perché anche nel primo tempo contro il Sassuolo ha fatto delle ottime parate. Credo che se non avessimo avuto Rui Patrizio come portiere a quest'ora, avremmo avuto anche meno punti rispetto a quelli che abbiamo adesso. Però per quanto riguarda questa stagione, il campionato per me sarà alternato da alti e bassi, e sarà davvero molto, molto difficile centrare un piazzamento europeo. A questo punto mi auguro che, male che vada, la Roma riesca di nuovo a qualificarsi per la Conference, perché anche per l'Europa League stessa la vedo davvero difficile. E invece per quanto riguarda la Conference, che ci sarà a marzo, con questa squadra non lo so se Mourinho riuscirà a ottenere anche lì dei buoni risultati, perché comunque si vede proprio che ha delle carenze enormi la rosa. E certo, immagino anche che allenare la Roma adesso non sia affatto semplice, anche per lo stesso Mourinho, che con il suo palmares e la sua esperienza internazionale credo non abbia mai avuto una squadra di questo tipo da allenare, quindi anche per gli allenatori più bravi come lui non sarà affatto semplice portare al termine della stagione la squadra cercando di raggiungere gli obiettivi che, anche se, ripeto, l'obiettivo principale della Roma si sapeva qual era dalla scorsa stagione, era quello del quarto posto, ma a questo punto per me è soltanto un miraggio, perché la Juventus si è rinforzata, l'Atalanta comunque è sempre una squadra forte, e vedo anche la Lazio che inizia a fare più punti, tanto è vero che ne ha due più della Roma attualmente, e la Fiorentina che è dietro più punto, se non sbaglio. Insomma, sono tutte squadre queste che fino alla fine del campionato ti daranno testa, e soprattutto non bisogna perdere punti, ma già ad esempio contro il Sassuolo già sono due punti persi, un punto guadagnato, ripeto, fortunatamente. Però credo che nessun tifoso della Roma, compreso me, da adesso fino alla fine della stagione si aspetti grandi miracoli o grandi risvolte. Speriamo almeno in un piazzamento europeo, e difficilmente la Roma per me potrà vincere la Conference se gioca in questo modo e con i giocatori che ha a disposizione, però vedremo un po'. Insomma, l'importante è centrare il piazzamento europeo. E detto questo, vi saluto, spero che già dalla prossima volta commenterò un risultato positivo da parte della Roma, però non mi sento di sbilanciarmi per la gara contro il Verona della prossima giornata di campionato, che sarà davvero molto difficile, perché il Verona è anche un'altra sorpresa di questo campionato che gioca davvero bene. E io vi ringrazio come sempre degli ascolti, dei saluti che mi lasciate, e vi mando un abbraccio forte. A presto, ciao da Federico.